Benvenuti al montaggio di Aro Interior Wall. Oggi vi mostrerò passo passo la corretta tecnica di applicazione. Durante la posa è importante non utilizzare troppo spesso i diversi spessori uno dietro l'altro, così si otterrà un rilievo esteticamente gradevole. Nei grandi elementi Patagonia, il sistema di incastro maschio e femmina agevola il montaggio. Verificate la portata della vostra parete. Basterà incollare un ritaglio in un punto qualsiasi e poi staccarlo di nuovo. Se non rimangono residui di intonaco attaccati al ritaglio, la parete è portante. Al contrario, se trovate dei residui, dovrete prima trattare la parete, ad esempio realizzando una controparete in cartongesso o in truciolare. Tracciate una linea di riferimento ad altezza occhi, così otterrete un punto di partenza preciso all'altezza del campo visivo. Calcolate quanti elementi ci stanno fra la linea di riferimento e il soffitto. Alla fine dovrebbe starci almeno un mezzo elemento, meglio ancora uno intero. Altrimenti spostate leggermente la linea di riferimento. Cominciamo con un elemento intero in basso e la terza parte di un elemento in alto, in modo da ottenere un allineamento sfalsato. Importante, levigare i bordi segati con carta abrasiva. Dopo aver staccato la striscia di carta, applichiamo la colla a onde sulle strisce adesive. Chi non ha molta dimestichezza nel manipolare la colla può mettere qualcosa sotto, in modo da evitare macchie di colla. Le strisce di adesivo tengono l'elemento in posizione finché la colla non ha fatto presa. Montare sempre due file contemporaneamente per evitare di formare un arco. Controllare ogni volta con la livella a bolla d'acqua. Con il Patagonia si inserisce l'elemento sul lato lungo, lo si manda a battuta sul lato corto e si preme. Fatto!